Ditemi. La storia che si ripete? La recidiva. Sì, ho appena finito di dire le stesse cose tantissime volte. Io non so più che dire, non so più come dirlo. Non vorrei che stiano confondendo la nostra disponibilità e la nostra serietà nel rispettare gli arbitri, nel cercare di aiutarli con debolezza e stupidità. Noi dobbiamo capire che qui si tratta di una grande... La Ternana non è inferiore a nessuno, né come storia né come altro. Quindi bisogna iniziare a cercare di rispettarla come è giusto che si rispetti. Perché qui, se partiamo da Verona, ci sono degli episodi veramente importanti che ci sono andati contro. Quindi adesso veramente sono stanco, perché non mi posso trovare con 5 punti in meno in classifica, penultimo in classifica, per episodi non fatti da noi, per episodi contro. Cioè, io veramente sono stanco. Questa squadra merita veramente di essere in un'altra classifica, e mi ritrovo penultimo in classifica non per demeriti nostri. Quindi io veramente adesso mi sono stancato. Bisogna che ci rendiamo conto che la Ternana è pari a tante altre società. Quindi cerchiamo di capire che bisogna fare le cose fatte bene, perché noi qui lavoriamo 24 ore al giorno tutti quanti. C'è un lavoro dietro, da parte nostra, da parte della dirigenza, da parte della società e di tutti quanti. Quindi io questo voglio precisare. Non vorrei che si confonda questa cosa qui. Noi siamo disponibili ad aiutare gli arbitri e non abbiamo detto nulla. Ma a questo punto io non posso accettare di essere penultimo in classifica per tanti episodi negativi. Mi pare di capire che secondo lei il rigore non c'era. Secondo me no, questo no. Io, come ho detto, che sono stato onesto su quello di Gennaro, che ci poteva stare come dinamica, io con questo no, perché non è possibile che uno come Djuric, che è alto 3 metri e pesa 150 kg, cada così in aria. È impossibile. E poi ha appoggiato la mano Meccariello sulla spalla e lui è andato contro Meccariello. Quindi l'arbitro lì deve valutare tutto. Un omone di 100 kg non può cadere in aria così, con una manata così. Quindi bisogna valutarla. Diciamo un rigorino che non si dà. Il 93esimo non si dà. 93esimo non si dà per la seconda volta di fila. Prima c'era stato nel giocare anche con fallo su Amenatti. Fallo su Amenatti lì. Doveva finire lì. E l'ho detto pure. Ma perché? Vogliamo parlare del fallo di Lagumina? E qual è l'episodio? Il fallo di Lagumina, che è ultimo uomo ed è stato solo ammonito? Il rigore che non abbiamo chiamato il primo tempo su Cross? No, vabbè, io se devo stare qui a elencare non la finiamo più, ragazzi. Ci ritroviamo domani mattina. Finiamo domani mattina. Andando alla partita, possiamo dire meglio Cesena in avvio, sì. Poi bene la Ternana dal gol in poi, no, anche prima forse. Fino all'espulsione di Germoni sembrava che la partita la potesse controllare. Dall'espulsione di Germoni, grande difficoltà, perché Cesena in area spadroneggiava, insomma, ha fatto le occasioni del gol. Sì, l'ho letto anch'io così. Abbiamo giocato, a parte i primi minuti, siamo partiti. L'approccio alla partita l'ha fatto sicuramente meglio il Cesena. Poi però siamo venuti fuori, abbiamo giocato, abbiamo creato, abbiamo finalizzato, potevamo chiuderla con Amenatti sulla gran giocata di Lagumina, che gli ha dato questa palla, che potevamo chiudere la partita. E poi credo che siamo andati molto in difficoltà con l'inferiorità numerica. E, perché comunque il Cesena è una squadra forte, ha dei giocatori importanti. E chiaramente sotto di un gol ha cercato di pressare molto, ci siamo abbassati tantissimo. E con un giocatore come Djuric in aria è sempre difficile marcarlo, sempre difficile. Il primo tempo andava benissimo, cioè il primo tempo, tutta la partita è andata benissimo, la catena di destra. E anche quella di sinistra, secondo me. Più per Riccione che ha fatto una buonissima partita. Il Cesena riusciva ad entrare con i tagli in area di rigore, riusciva con i centrocampisti a creare qualcosa, tipo Dal Monte, che ha avuto 2 o 3 occasioni. Sì, ma credo, diciamo, che qualche problema. No, ma credo che siano, tutto sommato, sono delle occasioni che noi possiamo concedere se vogliamo comunque giocare in un certo modo. Ci sarà rischio calcolato, diciamo. Sì, ma voglio dire, non è che qualcosa. Sì, abbiamo sofferto, ma non in modo eccessivo. Il Cesena, siamo stati un po' fortunati perché ha preso una traversa e un palo, e credo che per una volta ci è andata bene in questa situazione qui, che per una volta sia girata la fortuna o la sfortuna negli episodi proprio del calcio giocato dentro il campo.
però credo che alla fine queste sono situazioni che possono essere calcolate con una squadra contro il Cesena, come il Cesena, perché è una squadra forte, è una squadra che comunque ha giocatori importanti in campo, che possono creare qualsiasi tipo di situazione in qualsiasi momento. Drago diceva che al di là del punto, l'unico aspetto positivo della vicenda è come è arrivato il pareggio, cioè arriva a 30 secondi dalla fine, ti può dare una spinta emotiva, no, anche per il futuro, perché pure loro avevano subito pareggi all'ultimo secondo anche la settimana scorsa, come la Ternana. Ecco, la Ternana che subisce invece due volte di seguito la stessa storia, che tipo di problema potrebbe accusare? No, si può accusare a livello di testa, ma la mia bravura deve essere quello lì di far capire ai ragazzi che in questo momento qui non possiamo assolutamente soffermarci in questo. Cioè, dobbiamo capire che non è che in questo momento qui la classifica soprattutto non è una classifica secondo me che ci compete, perché comunque è un dato di fatto che a noi ci mancano 5 punti nelle ultime 3 partite, ma questo è un dato di fatto. E quindi da lì io devo partire per cercare di caricare di nuovo la squadra entro martedì, perché martedì io ho un'altra partita importante e ce la giochiamo alla pari con l'Avellino, che insomma non è una partita assolutamente facile, perché anche loro hanno bisogno di punti per tirarsi su, e quindi dobbiamo assolutamente reagire e capire che noi stiamo facendo tutto quello che dobbiamo fare, non ci possiamo rimproverare nulla sotto l'aspetto dell'impegno, sotto l'aspetto della serietà e anche delle prestazioni, perché comunque le prestazioni sono sempre positive secondo me. Magari lavorando su qualche errore, quello sempre. In area di rigore, quando la palla viene alta, qualche problema c'è. Ma quello sempre. Quello sempre, bisogna sempre. Non trama come c'è stato oggi. Sì, ma se continuano a buttare i palloni lì, sai, al 90esimo non sei mai né lucido né fresco fisicamente per poter leggere una traiettoria o un pallone e spazzarlo via in modo pulito. Tante volte ci sono delle difficoltà, sono anche in affanno, ci siamo allenati anche, e non è una giustificazione, sapete che io non cerco mai giustificazione, ma per 18 giorni noi ci siamo allenati sul sintetico e abbiamo giocato su campi sintetici, e non a caso noi abbiamo fatto due grandi partite a Vercelli e a Trapani sul campo sintetico. Oggi secondo me abbiamo fatto una grande fatica ritornare dal campo sintetico al campo con l'erba, perché comunque il nostro campo è veramente pesante, e questa qui è una cosa che io vorrei dire solo per giustificare magari il calo finale che fisicamente noi abbiamo avuto, e perché parlando anche con i giocatori noi quello abbiamo sofferto e nient'altro. Però come a Trapani abbiamo avuto comunque l'occasione di chiudere la partita, primo tempo con Avenacci, di quell'azione. Sì, l'ho detto prima. Ci sono alcune costanti che comunque ritornano. Vabbè, ragazzi, io ci arrivo lì, se poi capita che caccia male, Avenacci aveva fatto gol prima, io che devo fare? Cioè né io né loro, ci proviamo, noi dobbiamo chiuderla, pure io la voglio chiudere, ma se capita che caccia male, io. Possiamo stare qui a parlare fino a Natale, eh. Le occasioni ci sono, si può chiudere, in questo momento ci gira male, la prossima volta ci gira bene, vediamo. Io non posso attaccare un giocatore perché non ha chiuso la partita su un'azione fatta bene, siamo arrivati lì. Poi c'è il momento prima che stacca 3 metri altro più degli altri e me la mette sotto il 7, e il momento dopo che calcia male. Quindi che devo fare? Il calcio toglie, il calcio dà. Ma speriamo che ci dia qualcosa. Dopo questi due pari ho fatto questo pensiero che è andato via Vercelli. Ho detto il calcio toglie, il calcio dà, che oggi è invece dopo tolto un'altra volta. Ma io pure ci speravo, insomma. Buonasera. Grazie.